Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In apertura parliamo di Sanità, bando Monopoli. Lance in una lettera inviata all'Asl Bari venerdì scorso denuncia una presunta violazione del principio di riservatezza. Ma dagli atti d'ufficio del lungomare Starita ad oggi non è arrivata ancora nessuna risposta. Un vizio che potrebbe il condizionale d'obbligo pregiudicare la gara Lampo pubblicata il 4 ottobre scorso per la costruzione dell'ospedale di Monopoli. A evidenziare il bullnus Lance Bariebat che in una lettera, la seconda dopo quella del 6 ottobre, inviata alla direzione generale dell'ASLBA, sottolinea una presunta violazione del principio di riservatezza che deve essere garantito in tutte le fasi che precedono una gara d'evidenza pubblica. Un'anomalia gravissima l'ha definita così il presidente dei costruttori baresi Beppe Fragasso. Il riferimento è ai dati sensibili. Che si leggono sulla piattaforma in Puglia nella sezione chiarimenti. Una corrispondenza tra le imprese che si stanno interessando al bando e il RUP che risponde ai quesiti. Ma dove sarebbe il pasticcio? Tra le domande ci sono nomi di imprese o di loro dipendenti in chiaro, ovvero visibili a tutti. Un elemento che appare in contrasto con la normativa del Codice degli Appalti, che sancisce che la riservatezza deve sovraintendere tutte le fasi che precedono la gara. Un principio a salvaguardia della stazione appaltante, la ASLBA, in questo caso per evitare che accordi tra i concorrenti possano alterare i risultati della competizione. Parliamo di un bando di gara d'evidenza pubblica, un progetto da 100 milioni di euro. Fino a ieri il direttore generale della Aslaba, Vito Montanaro, non era a conoscenza dei secondi rilievi del lancio inviati già venerdì scorso singolare replica Fragasso che a distanza di giorni dall'invio della seconda lettera tramite PEC agli uffici del lungomare stadita non ci sia stata ancora alcuna risposta. Polo della giustizia nelle ex caserme dismesse Capozzi e Milano dal Ministero di Giustizia arriva l'ok okay ai primi finanziamenti il Ministero della Giustizia finanzierà la progettazione del polo giudiziario di Bari e la realizzazione del primo lotto dei lavori, quelli urgenti che avranno a che fare con la sistemazione degli uffici attualmente nel palazzo di Via Nazarianz. Via libera quindi al progetto delle casermette per il nuovo polo della giustizia. E il primo passo concreto verso la sua realizzazione arriva subito dopo l'incontro ieri pomeriggio a Roma tra il sindaco Antonio De Caro e il ministro Andre Orlando, che si è impegnato a reperire i fondi. Circa 600.000 euro per la progettazione tra i 20 e i 30 milioni di euro invece per la prima parte dei lavori. Le cifre sono per il momento indicative, fanno sapere, ma la stima esatta arriverà a giorni. Occhi puntati quindi sull'ex caserme dismesse Milano e Capozzi, location già avvallate dalla conferenza permanente. È il primo concreto passo verso la risoluzione dell'annoso problema dell'edilizia giudiziaria barese, ha detto ieri il primo cittadino, per il quale verrà immediatamente predisposto un protocollo d'intesa che vincoli anche in futuro tutte le istituzioni. Interessate al rispetto degli impegni assunti. E passiamo alla cronaca: un ventenne senza fissa dimora originario del Gambia è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato. Una volante è intervenuta al quartiere Iapigia a seguito della segnalazione del furto di uno zaino subito da una ragazza. Fermato dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato perquisito e trovato in possesso dello zaino rubato poco prima, contenente una macchina fotografica, un telefono cellulare, un portafoglio e documenti di identità, tutti oggetti di proprietà della giovane. Dopo gli accertamenti di rito, il soggetto è stato condotto nel carcere di Bari mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Un'attività di spaccio di droga tutta casalinga nel pieno centro storico di Altamura. I carabinieri hanno arrestato due fratelli, rispettivamente di 32 e 26 anni, che nella loro abitazione in via Santa Lucia avevano lanciato un'attività illegale con tanto di via vai di avventori, specie nelle ore serali. Così i militari, dopo un servizio di osservazione, hanno bussato alla porta di casa dei due. All'interno sono stati trovati 50 grammi di marijuana suddivisa in 22 dosi, pronte ad essere vendute un bilancino di precisione. I due fratelli. Sono stati arrestati e messi ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di domani. E cambiamo argomento: inquinamento elettromagnetico. Il Consiglio Comunale ci riprova questo pomeriggio dopo la monotematica andata deserta, ma voci di corridoio annunciano già un ennesimo flop. Se ne è fatto un gran parlare, ma alla fine la discussione non si è tenuta. Seduta deserta ieri pomeriggio in Aula Dalfino per la monotematica dedicata all'inquinamento elettromagnetico, alla salute dei cittadini e alle soluzioni da adottare. In aula solo le opposizioni, 12 consiglieri, un numero troppo esiguo per procedere all'avvio dei lavori. Al di là della monotematica che è chiesta comunque da una parte di consiglieri è chiaro che il tema è di interesse generale perché parliamo della salute pubblica, un tema che io affronto da mesi con interrogazioni a cui l'amministrazione sta rispondendo con precisione e anche con un'interlocuzione diretta con l'ARPA perché è l'agenzia regionale che deve garantire una serie di monitoraggi, questo, questo l'ho fatto sia su Carbonara per via Isonzo, tutta la zona di Poggio Franco per le quattro antenne che poi creano un una rete nella zona un po' dello Sheraton, eh, e, ma l'ho fatto anche per l'elettrosmog su San Girolamo, anche perché ci sono molte lamentele da parte dei cittadini e vi devo dire che l'ARPA in questo si sta comunque attivando e, e mostra disponibilità per il monitoraggio dei siti sensibili. In più per la consigliera Milini la proposta di una verifica campione che verifichi la corrispondenza tra i siti attualmente esistenti e le autorizzazioni a suo tempo rilasciate. Durissima la reazione del consigliere Fabio Romito che ha poi elencato i nomi degli assenti affinché, ha detto, i cittadini sappiano. Valorizzare l'identità di San Nicola attraverso l'educazione dei bambini a scuola è il tema del seminario di studio Verso un curriculum Nicolaiano scuola identità-territorio, organizzato ieri dalla Fondazione Mirabilia e dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari. L'obiettivo è studiare e sperimentare un curriculum Nicolaiano in oltre 200 classi di scuole primarie attraverso materie tradizionali e temi trasversali, quali l'identità culturale, la tutela dei diritti, l'inclusione e il fatto Comunità. Le coincidenze non esistono. Presentato ieri al Teatro Abeliano il libro di racconti scritti da Stefano Mastrolitti, il conduttore radiofonico scomparso lo scorso 9 maggio, una serata voluta da parenti e amici. Noi abbiamo incontrato il papà Antonio L'amore non è uno stato permanente. Lo, lo si coglie ad attimi, o forse sono le sue manifestazioni ad essere evidenziali. Oggi si racconta l'amore, si parla dell'amore attraverso le parole di Stefano, ma soprattutto grazie a Stefano. Non perché era mio figlio, però è stata una persona ehm, sicuramente eh, molto pulita. Uh, e questo è anche un po', tra virgolette, responsabilità mia e di mia moglie che gli abbiamo sempre insegnato a lui, così come anche all'altro figlio Luca, ad essere corretti con tutti quanti e soprattutto a dire sempre la verità, laddove mi rendo conto che forse qualche volta è meglio mentire. Avete avuto coraggio nel riportare Stefano in vita per una serata, anche se viva nel cuore di tutti quelli che l'hanno conosciuto, ma avete avuto coraggio soprattutto a parlare di un argomento che spesso è tabù in questo Paese. Sicuramente sì, il tabù dipende dalla non conoscenza delle patologie psichiatriche in genere e soprattutto dalla paura che ancora questo tipo di patologie possono ingenerare diciamo, nella maggior parte delle persone. Eh, di solito queste cose vengono vissute al chiuso in casa senza che ci sia una esternazione e soprattutto ci sono ancora oggi molti eh, pregiudizi nei confronti di, dei pazienti che hanno problemi psichiatrici perché vengono ritenuti diversi. Ci prometta che questa non sarà una serata isolata, ma ne verranno altre. Se dovessimo riuscire a fare una cosa eh, di queste. Eh, ma non in ricordo di, perché me, parlare del ricordo non piace, eh, nemmeno in memoria, cioè è un qualcosa che deve far eh, continuare a vivere eh, Stefano. Dieci grandi sculture dipinte raffiguranti guerrieri di terracotta cinesi irromperanno nelle sale della Pinacoteca Corrado Giaquinto di Bari. Le opere realizzate dall'artista fiorentino Sandro Chia rappresentano una rielaborazione dell'importante ritrovamento archeologico avvenuto in Cina nei pressi di Xi'an nel 1974. L'esposizione è arricchita dalle copie di sette bellissime teste di guerrieri, anch'esse rivisitate dall'audacissima policromia dell'artista della transavanguardia. La mostra, dal titolo Sandro Chia, i guerrieri di a cura di Clara Gelao e Enzo Di Martino sarà inaugurata sabato 21 ottobre e potrà essere visitata fino al 31 marzo 2018. E questa sera alle ore 21.05, subito dopo il nostro telegiornale, non perdete l'appuntamento con la seconda puntata del nuovo format di telebari Rimba News, notizie in tempo surreale per raccontare in 20 minuti i fatti più curiosi della settimana. Rimba News andrà in onda per 8 giovedì consecutivi sempre alla stessa ora. Per partecipare allo spettacolo in teatro il pubblico potrà prenotarsi gratuitamente tramite i social. E questa era la nostra ultima notizia, adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di questo venerdì andremo incontro a un progressivo cambiamento del tempo su parte d'Italia. Si avvicinerà infatti una circolazione di bassa pressione alimentata da correnti più umide di origine atlantica, che darà luogo a un peggioramento in particolare sulle isole maggiori, inizialmente sulla Sardegna e nella seconda parte della giornata anche sulla Sicilia. Nubi in aumento anche sul resto dello stivale, ma senza il rischio di piogge. Notate la nuvolosità, infatti, che risulterà più compatta in prossimità delle Isole Maggiori, a di scarsa consistenza sul resto d'Italia, prevalente carattere stratiforme. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nostra penisola con un aumento delle nubi che come dicevo Pocanzi porterà delle piogge tra il mattino e il pomeriggio sulla Sardegna, acquazzoni che poi nella seconda parte della giornata transiteranno anche sulla Sicilia. Prevalenza di bel tempo sul resto d'Italia con qualche nuvola in più ma di scarsa consistenza. Le temperature saranno in leve diminuzione sulle isole maggiori, valori stazionari altrove. Per tutti i dettagli scaricate come di consueto l'app di Trebimeteo per smartphone e tablet.